questo è un treno che fa della lentezza la sua peculiarità, ecco. La lentezza di questo treno ti consente di guardare addirittura le persone che lavorano nei campi e che al transito del treno ti salutano. Sembra una cosa romantica. Siamo alla stazione dei treni di Avellino, si parte per l'Alta Irpinia a bordo del treno storico e solidale. Si parla di no alla violenza contro le donne, si parla di prevenzione contro il cancro. È bellissimo vedere il colpo d'occhio che danno questi bambini, queste persone che sono venute già stamattina. È bello perché è una festa di tutta l'Irpinia e di tutta la Campania. Un treno su una tratta che era dismessa, che fa vedere i luoghi storici più belli dei nostri padri, dei nostri nonni. E oggi questo treno storico ha accolto tante donne per questo bellissimo viaggio. Otto channel e le otto pagine ci sono, con un omaggio per tutte le donne. Siamo al fianco delle donne come ogni giorno, come ogni ora, con il nostro gruppo editoriale. Io dico sempre che l'unica vera rivoluzione che si è compiuta in questo paese è la crisi dei partiti, la crisi dei sindacati, dei corpi intermedi, è quella di ciò che ha fatto il movimento femminista rispetto alla parità di genere. Poi ci sono ancora da fare, l'abbiamo detto prima, enormi passi in avanti. Noi siamo appena partiti e ci siamo immessi nella prima grande vallata che caratterizza questa linea ferroviaria, nella Valle del Sabato, e ci inoltriamo verso la parte interna e scavalcheremo l'Appennino. È una delle parti più acclive fra Avellino e Salza, dopodiché entriamo nella seconda grande vallata che caratterizza questo territorio, che è quella del Calore. E successivamente, nella parte più alta della linea, incroceremo l'altro grande bacino idrografico, che è quello dell'Ofanto. Facciamo in modo che questo viaggio è così alla scoperta di quelle che sono le eccellenze del nostro territorio: l'acqua, i prodotti enogastronomici e nel contempo i paesaggi fatti di paesi appollaiati su colline. Questa ferrovia che stiamo attraversando è un monumento a cielo aperto ed è tutelato allo stesso modo di un monumento che potrebbe essere il Colosseo, il Maschiangioino. Rientra in questo novero. Hanno lavorato 4.000 persone a questa strada. 4.000 donne e non solo, abbiamo visto anche qualche maschietto. Bambini, bambine, mamme, nonne, zie, tutti a lavorare per questo grande obiettivo. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Tutto questo è il treno dell'amore, l'esercito della salute, quindi grazie al dottore Annace che permette questo e permetterà ancora altre. Grazie a tutte le donne e auguri! Il treno si ferma nel mio paese, che è la Pio, in provincia di Avellino, appunto, in il paese che è la terra del vino, la patria del Fiano, dove l'imprenditoria enologica è stata caratterizzata ed è stata migliorata anche grazie alla presenza, al coinvolgimento di alcune nostre donne che appunto insieme alle altre donne del vino hanno femminilizzato l'immagine del vino, hanno contribuito a portare gusto e bellezza ai nostri prodotti e quindi a valorizzare il nostro territorio. Take me home to the place I belong, West Virginia. Valentina Carputo,
noi siamo l'Associazione delle Donne del Vino della Campania, ci teniamo a partecipare a questo evento proprio per rappresentare l'imprenditoria femminile campana. Sono rappresentati tutti gli areali della Campania, quindi Campi Flegrei, Vesuvio, Irpinia ovviamente. E a Taurasi, che è una stazione fondamentale per lo sviluppo del vino di tutta la Campania, si raccoglievano le uve irpine perché poi venivano trasportate nelle varie aziende per la lavorazione. Questo da qui partiva, parte proprio la storia della Campania del vino. Sono impegnate nella guida di aziende agricole di grande qualità. Nell'ambito di una ripresa di attività agricola abbiamo registrato una presenza femminile davvero molto interessante, soprattutto nel campo vinicolo. Ed è bello essere in una delle capitali dell'enologia irpina, in uno dei territori che ha reso l'Irpinia famosa nel mondo, perché dobbiamo essere uniti per poter essere capaci di superare quella soglia di rumore che ci porterà ad affermare e a rendere di successo questi territori. La nostra è un'associazione trasversale, dove non c'è soltanto la figura del produttore, ma si incontra la figura del ristoratore, del comunicatore e di quello che ovviamente può avere la conoscenza del vino come sua comunicazione, come sommelier, piuttosto che come enotecario. Stiamo veramente facendo una bella azione di promozione anche del territorio, cosa che a noi premia moltissimo, proprio perché territorio, prevenzione, salute, è tutta una parte integrante dello stesso progetto, che è il bene comune. Che noi teniamo al territorio attraverso proprio il Dipartimento di Prevenzione, che è lo strumento per il controllo di quelle che sono le attività della produzione del nostro territorio. Tra l'altro questo paese è rappresentato da una donna, abbiamo un sindaco donna, quindi ci onora in maniera particolare appunto essere in questo territorio e rappresentare il mondo delle donne. Siamo in questa cornice meravigliosa, Palazzo dei Filangieri, un borgo stupendo, una donna sindaco molto impegnata, le donne del vino, abbiamo assaggiato dei vini meravigliosi, mangiato bene, diciamo che oggi è una giornata in cui mettiamo insieme difficoltà delle donne ma anche grande valore delle donne. Siamo scatenatissime, contentissime. Festa di solidarietà, festa di amore, festa di stare insieme per affrontare insieme i problemi. Intanto stiamo attraversando queste terre meravigliose, dovunque siamo state vi hanno salutato in tripudio tantissimi paesi. Sì, ci hanno accolte a braccia aperte, è stato bellissimo, emozionante. Adesso la tappa finale, quella sicuramente per noi più emozionante. Stare qui con i tanti volontari, le tante volontarie che hanno dipinto di rosa questa giornata, noi che rappresentiamo le istituzioni, è anche un segno di vicinanza. E quindi come tale abbiamo un grande rispetto verso le donne e quindi la nostra partecipazione sta proprio a indicare la nostra volontà di fare in modo, come dire, che le donne primeggiano sempre. Certo, oggi è stata una giornata meravigliosa, tanti abbracci, tanta speranza, tanto amore, siamo felicissime, è veramente una giornata che ci vede tutte unite per dare speranza a tante donne, veramente a tante donne. Io dico solo un abbraccio a tutti, oggi è una giornata particolare, un'emozione troppo grande, speriamo di raggiungere questo record. Un panorama meraviglioso, state facendo tantissimi selfie così con l'Irpinia che scorre davanti ai nostri occhi intera. E sì, cerchiamo di non perdere niente di questo panorama bellissimo. Sempre promuovere il territorio, anche se questo treno veramente è la prima volta che lo prendiamo, quindi è un bellissimo viaggio, viaggio della speranza, viaggio della forza, viaggio della nostra terra. È una sensazione di tanta solidarietà, se uno vuole e si impegna davvero si riesce a raggiungere traguardi belli. Presidente, quanta lana hai sferruzzato? Allora, il mio gruppo ha sferruzzato 3 km 0,50 metri di lana, quindi è stata una cosa bellissima. Ariano e dintorni hanno partecipato, molte persone nonostante la chemio hanno dato. È stata la vittoria di tutti, di chi sta bene, di chi sta poco bene e di chi ce l'ha fatta. Però insieme a tutta la mia famiglia e all'associazione Le Mani sui Cuori, della quale faccio parte e sono la vicepresidente, abbiamo raggiunto i 35 metri. Abbiamo ritrovato un senso comune di fratellanza, di sorellanza, grazie questo al grande dottore del Giannace, e posso coniare una frase al momento, la nostra cura, Meta Carlo Done Giannace.
noi tutte insieme, quelle che abbiamo dato sul tavolo operatorio e quelle che invece ci sostengono da sempre. Un'esperienza bellissima perché i nostri cuori hanno una sola voce. Viva la vita! Su questo treno viaggiano persone che hanno vinto la loro battaglia, persone che stanno lottando. Certo, sì, io l'ho vinta, spero che continui così. Ti hanno sferruzzato anche nel carcere? Assolutamente sì, c'è stato da parte del vice sindaco di Atripalda che ha dato l'ok per far sferruzzare le detenute del carcere di Atripalda con un'iniziativa molto particolare perché loro non hanno potuto avere i ferri, non avevano la possibilità di lavorare se non prima dopo le 5, questo non gli era più permesso, invece il direttore ha dato loro l'ok e le ha consegnate direttamente al dottore Iannacci, quindi bellissima iniziativa di Atripalda. L'importanza di questo viaggio che vede insieme tutte le donne? Questo viaggio è importantissimo, un po' perché riguarda la prevenzione, un po' perché riguarda le donne che comunque devono ancora fare un lungo viaggio per arrivare all'effettiva parità. Prevenzione, prevenzione, prevenzione. Questo viaggio sta andando dove volevamo noi. C'è l'amore in tutti gli scompartimenti, c'è divertimento, c'è allegria. C'è una simbiosi ormai tra le associazioni, quindi che si occupano delle giornate di prevenzione sul luogo, e quindi anche adesso le istituzioni sono sempre più vicino. È un'emozione indescrivibile perché nonostante abbia raccolto insieme alle associazioni migliaia di sciarpe in queste settimane, vederle tutte insieme ieri è stata un'emozione bellissima. È un'esperienza meravigliosa, emozionante. Vedere poi tante donne, tante persone che hanno lavorato e questo giorno se lo stanno godendo in pieno per portare avanti la prevenzione è una cosa meravigliosa. E ogni mese con il dottore Iannacci facciamo prevenzione sul nostro territorio, a Salerno, a Battipaglia, a Napoli, Pagani, quindi ci estendiamo dappertutto. Sì, davvero complimenti a queste grandi donne che hanno lavorato tanto per raggiungere questo amato risultato. Siamo profondamente convinti che la prevenzione secondaria sia importante, quella che porta avanti con grande tenacia il dottore Iannacci, ma prima della prevenzione secondaria c'è la prevenzione primaria, che è quella di cui ci occupiamo noi a stretto contatto con il dottore Iannacci. La prevenzione primaria è quella che parte dall'ambiente. Niente, facciamo volontariato, è un'esperienza bellissima perché ogni giorno facciamo le visite gratuite col dottor Iannacci, quindi incontriamo parecchi casi, è una bella esperienza. Sono venuto perché ho saputo che c'era questa rinascita di un treno che esisteva, incuriosito sono venuto e sto passando una giornata diversa scoprendo tante cose, fra cui ho scoperto che ci sono due calori, due fiumi, bere il vino del Taurasi, mangiarmi quella polenta, è stata una giornata simpatica e penso che ci tornerò perché è da vivere questo posto. Un ottoparcio integrato di problematiche verso tutto ciò che è l'universo femminile. Beh, un itinerario privilegiato questo, vedere una parte dell'Irpinia che magari dalle strade non si riesce ad apprezzare è veramente bello, e quindi anche questo treno che con una andatura particolare, devo dire, dà un altro fascino a quello che è il paesaggio. I hear her voice in the morning hour, she calls me. Ponte Principe è un po' il simbolo di tutta quanta la tratta, un po' il simbolo della maestosità dell'opera. È un ponte di tre campate in piloni e telaio in acciaio. È appunto il simbolo dell'Avellino Rocchetta. Passare sopra questo ponte significa sapere che questa tratta dalla fine del 1800 ad oggi è lì presente, ha attraversato tutto questo tempo, ha passato la storia e oggi insomma possiamo noi continuare quella storia riattraversandolo nuovamente. È arrivato il treno record, un treno rosa, ed è stato bello vedere la gente che durante il passaggio ci salutava, vedeva il treno dopo tanto tempo e salutava il passaggio del treno rosa, ed era bello. E la tappa per noi più importante, abbiamo lavorato per questa giornata per un mese e mezzo, per noi è stato ancora più bello perché
vedere questo è il dono più bello che ci possa essere dato, queste persone che stanno qui, ci stanno aspettando, aspettano quello che in realtà è il lavoro di anni di prevenzione, anni sul territorio, ed è particolarmente importante. È un bel giorno di festa e non una semplice ricorrenza. Un giorno in cui tante donne, associazioni di volontariato, comunità scientifica, istituzioni sono unite su un tema importante che è quello della prevenzione. Ecco alle nostre spalle il corteo che marcia alla volta della piazza, dove ammireremo quanto fatto con amore davanti ai camini nelle case di migliaia e migliaia di persone. Tante di loro hanno sferruzzato anche durante la chemio, durante la radio, durante il percorso della malattia. Governatore, soprattutto parliamo di donne, si parla anche della regione Campania per quello che concerne la procreazione assistita, non molti sanno che la regione Campania offre anche questa opportunità. Questo decreto che abbiamo approvato per la procreazione medicalmente assistita, devo dire che è una delle cose di cui sono più orgoglioso. Abbiamo oggi la norma più avanzata d'Italia per la procreazione medicalmente assistita. Avremo davvero una legislazione interessante che cura le coppie che hanno di questi problemi, dalla indagine genetica preventiva all'aiuto per le analisi che sono necessarie per arrivare all'obiettivo della procreazione. Davvero è una bellissima iniziativa che abbiamo preso e c'è da essere orgogliosi. Iniziata la sciarpa rosa, stavi sferruzzando una foto e via al delirio, migliaia di donne. Ecco, sì, sì, proprio così. Ho mandato un pezzettino al nostro dottore e lui l'ha messa su Facebook e tutte le donne hanno aderito. Ho fatto una ventina di metri da sola. Sferruzzare perché? Perché? Perché è bello. Perché adesso che ho smesso non so più che fare la sera, veramente. Qui presentiamo la pasta, uno dei prodotti di battaglia del territorio irpino. Sì, uno dei nostri prodotti di battaglia, come ha detto, sono i ravioli con la menta, nostra locale, fatta con la ricotta semplicemente e la menta, acqua, farina e qualche uova, niente di più. Poi ci sono i cavatelli, fatti sempre con acqua e farina semplicemente, e altri prodotti sono le tagliatelle. Questi sono i piatti della domenica, come normalmente avveniva nei tempi passati. Abbiamo il pane, il torrone, la soppressata di maiale e poi c'è la trezza degli uni, che è questa, se il treccione grande. Per le donne non ci dobbiamo mai arrendere, la forza di volontà deve essere sempre, perché la vita è bella. 4.000 donne hanno lavorato e sferruzzato amore, quindi siamo tutte qua per questo abbraccio reale, oltre che caldo della sciarpa. In effetti si può fare una buona sanità anche. Si può fare perché la gente lo richiede, la gente vuole partecipare, la gente vuole dare il proprio apporto, il proprio supporto, perché la nostra sanità deve essere, prima di tutto, una sanità di qualità, ma deve essere, come lei diceva l'altro giorno, deve essere umanizzare questo rapporto che è diventato sempre molto difficile. Perché, vede, Presidente, la gente vuole questo contatto, vuole che ci sia il cuore quando si lavora, vuole che ci sia la partecipazione. 8.000 mani, 4.000 persone hanno sferruzzato la sciarpa più lunga del mondo. Il dottore Carlo Iannace con le donne Amdos e Amos ha presentato la sciarpa da record. 16 chilometri e 943 metri di solidarietà. Un lavoro infaticabile, infinito, che hanno fatto tantissime persone di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, in nome della prevenzione del cancro al seno. Attesto che la stessa del manufatto di lana, lavorato a maglia, sciarpa di colore rosa, è molto cromatica, anche se ci sono sfumature, ma sono tutto rosa. Esposto ai dipari a metri, indovinate? Ebbene no, tenetevi forte, 16.943! E l'Italia al record del mondo!
Tutte queste donne volontarie hanno voluto dare così testimonianza di come l'impegno solidale e benefico possa realizzare grandi risultati. Oggi anche un 8 marzo speciale con l'inaugurazione di una panchina rossa per dire no alla violenza. È successo per la prima volta all'interno di una stazione dei treni ad Avellino, da dove è partito il treno solidale, il treno dell'8 marzo, voluto dalla presidenza del Consiglio regionale della Campania, che ha attraversato le terre più belle, le terre del vino, dell'Irpinia, della terra interna della Campania.